Invecchiando, leggendo i moschettieri, ho scoperto un'energia straordinaria di Dumas, certo, che ha comunicato ai suoi personaggi. E quindi quello che mi piace fare per me è lavorare sull'energia di questa cosa. Va bene? Che ho una puntata molto complicata perché vanno in Inghilterra, c'è il ballo, i diamanti, le cose, insomma, però lavorare in un universo maschile e dare una componente femminile oggi mi piace perché vorrei fare mettere in risalto, diciamo, perché gli uomini non sanno dove è la loro parte che seduce le donne, direi. Loro credono, e io vorrei lavorare sulla seduzione maschile vista da una donna. Sì. C'è una compagnia fantastica, devo dire. Giovani che sono molto felici di recitare, ci vanno, io chiedo, ho inventato che ci fossero degli acrobati, dei mimi, ho detto c'è qualcuno che può fare il mimo, sì, subito, ci vanno, subito fanno le cose, quindi questo mi è piaciuto molto, devo dire, di inserirmi in questa avventura, perché penso che per degli attori giovani come sono questi, di recitare sulla stessa materia con della gente diversa è un'esperienza veramente, non lo so dire in italiano, ma in francese si direbbe irremplaçable. Ecco. Io li faccio lavorare sulla seduzione, sulla bellezza, sul loro aspetto eroico, ma soprattutto giovanile, soprattutto dinamico. Perché mi dicono, tu sei francese, lo fai alla francese, io dico, è l'italianità di Dumas che mi ha colpito.